Ciao ragazzi, ben ritrovati su una nuova puntata, anzi su una nuova partita di Dead by Daylight. Oggi abbiamo Jane Romero che dovrà andare, vediamo far cosa, che non me lo ricordo. Dovrà andare, sì, a sabotare due ganci. Bene, vediamo se abbiamo qualcosina da prendere ed abbinare. Su Dario non ce ne facciamo niente del sacchetto, niente. A monte, come non detto, troviamo una partita e troviamo tre ragazzi disposti a giocare con noi. Ed ecco il primo, il secondo e il terzo. Ragazzi, lo so, mi vedete un po' giallina nel mio quadratino, però ho dovuto abbassare un attimino e la luce, perché altrimenti non vedo una cippa. E siccome il gioco è molto, dove è andato il terzo, è molto buio, io fatico parecchio. Siccome che sono eccitata, faccio ancora più fatica. Dai raga, dov'è il terzo? Su. Allora, io ho scelto la mia Jane perché è veramente una gran bella gnocca, abbondante ma gnocca. Dai, io sono pronta, e voi? Pure. Dai, il killer è arrivato e qua si disconnette perché secondo me non era pronta la Claudette. Vediamo, caricamento quasi ultimato, vediamo se ci disconnette dall'host oppure possiamo andare. Ciao caro, senti, io devo andare a rompere due ganci, tu vedi cosa devi fare. Questi corvi malefici, che sposti dai maroni. Allora, qua ce n'è uno, vai. Dai, spostati, vai via. E uno l'abbiamo scassato. Sei venuta a portar sfiga te, malefica. Già ci rincorre qualcuno. Che fortunelli che siamo. Come siamo fortunati. Come siamo fortunati. Adesso ci picchiano fortemente. Fortemente. Cazzo, cazzo. Eccola là. Vai via dalla mia vita. Con te voglio farla finita. Nella mia vita. Vai via, porca troia. Sei una vacca. Scusate, ma io in questo gioco qua non riesco a contenermi e ne dico tante. Quindi magari abbassate il volume. Porca troia, ma prego. Sgronza. Allora, i nostri amici, due sono là e uno è qua. Vediamo se riusciamo a fuggire. Speriamo che ci salvi. Sì, dai, è qua. Dai, Claudette, vieni a prendere. No. Mi sa dura, ragazzi. La vedo veramente dura. Nessuno ci caga. Uno già in terra. Dai, ciccio. Ciccio, corri. Corri, 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 tirami giù. Grazie. Ti voglio bene, ti voglio bene. Grazie, dai, curami, curami. So anche da vomitare perché questo killer ci vomita impunemente addosso. Quindi dobbiamo andare a trovare anche la fontanella che è là.
che ci purifichi dal sudiciume. Come parlo? Bene, ragazzi, senti, Ciccio, mi cureresti cortesemente? A stronzo! Ma sei proprio un bastardo di merda. Spero che muori. Dove cazzo ha la fontanella? Giù? Cavacca. È giù. Dobbiamo scendere. Mel, dobbiamo scendere. Ma porca vacca. Oggi non trovo una strada. Smettila di vomitare tu che fai anche un po' schifo. Smettila di vomitare. Oh, pure ormai. Oh, siamo purificati. No, ragazzi, non mi pigliate per il culo. Cazzo, 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 me becca, me becca. Me lo sento che me becca. E poi questo è anche già attivato, di generatori. Lo santo me becca. Direi di risalire piano piano, stala piano. Dovremmo andare a salvare. No, è già sceso. Lo l'hai ferito. Nascondiamoci qua che magari ci chiede aiuto. No, è sempre quello che non ci caga. Solo perché siamo donne. Porca vacca, porca vacca. Porca di quella vacca. Vai via, vai via, vai via. Ma io sempre qua sto. Andrei di sopra, no. Allora. Qua c'è un generatore. Vediamo, attivato. Senza far casino. Lola è stata beccata. Cazza, Lola. Vai. Devo concentrarmi, su. Dai baby, fai vedere chi siamo. No, non ci stai pure tu. Spostati cazzo, che mi fai sbagliare, stupida. Pazzesca, e io non ne figlio una, e qua c'è già il killer forte di quella puttana. E io scappo, e io scappo, e io scappo, scappo forte. Non mi pigli, non mi pigli. Sabotaggio, porca vacca. Porca vacca, tu sei uno stronzo, spostati. Tutti stronzi oggi. Becca lui, guarda che c'è lui, guarda che è più facile lui da prendere. Ma perché io? Oh, zitti, 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 che ne siamo usciti. Cazzi tuoi, mi dispiace. Adesso ti vengo a salvare, un attimo. Porca vacca. Proprio una pirla oggi. Non son buona di niente. Niente, mi sa che Lola è un po' morta. Cazzo, 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 cazzo. Non vomitare che fai schifo. Ah, fanculo, va.
Molla, 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 mollami. Dai, che sono anche pesotta. Ma che culone che c'ho. Mollami, mollami. Tartanetto. Non vorrei dirvelo, ma siamo... ragazzi, noi siamo morti però. Guardate. Scusate, ho la tosse. Guardate, i punticini sono saliti parecchio. E con questi punticini noi possiamo andare a raccattare tante belle cosine come queste. Però noi in questo momento ci salutiamo, ci baciamo e ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!